Certo. Proprio in maniera una certa tinta, cioè. Niente, buon pomeriggio a tutti. Anch'io trovo che essere così numerosi, pomeriggio alle tre, per sentire qualche riflessione sul professor Miglio e sull'autonomia, sul federalismo, poi questo parlare di federalismo, secondo me un minimo di rigore dal punto di vista filologico ci vuole in queste circostanze, però veramente mi compiaccio per la vostra presenza, così come mi compiaccio perché ho organizzato questo convegno, perché è vero che non è un anniversario tondo, il professor Miglio nasce il 12 gennaio del 1918, quindi 102 anni fa, e 102esimo anno di stagione, però giusto ricordarlo in questa circostanza, tra l'altro sia quando in mezza legislatura ero presidente di un'università civica, sia il primo anno d'assessore, appunto abbiamo fatto delle iniziative ricordando il professor Miglio, come sono diventato assessore all'autonomia e alla cultura nel 2018, che ricorreva esattamente il centenario della nascita del professor Miglio. Abbiamo anche come assessorato con la Mondadori pubblicato un'antologia, una raccolta di testi con una mia introduzione. Qui c'era questo aureo testo che io trovo fantastico, che il professor Miglio scrive nel 1989, che si intitola Vocazione e destino dei Lombardi. È un libro, un testo anche abbastanza breve, secondo me, da leggere e rileggere, perché Miglio parla di Lombardia e non di Lombardia, quindi parla un po' del nostro spirito, della nostra identità culturale. È un testo veramente che ogni rilettura dice sempre cose nuove, pur essendo abbastanza breve. Allora, io sono convinto che per inquadrare dal punto di vista storico il processo federalista e arrivare in fondo alla figura di Giancarlo Miglio, visto che poi siamo in Lombardia, non si possa ripartire dalla figura di Cattaneo, ma non il Cattaneo della Vulgata, cioè il Cattaneo che aveva in mente un ordine politico di ispirazione federale che era il futuro della Repubblica, del paese, poi per lui era una democrazia repubblicana, peraltro non anche costituzionale, ma parlare del Cattaneo fino alle cinque giornate, cioè il Cattaneo che è autenticamente lombardo e lombardista, cioè che ha in testa veramente la Lombardia. Cattaneo fra la fine degli anni 30, quando fonda il Politecnico, quando organizza il congresso degli scienziati qua a Milano, con le notizie naturali civili sulla Repubblica, le notizie naturali civili sulla Lombardia, fino alle cinque giornate di Milano, quindi fino al 1848, poi nel 49 pubblicherà l'insurrezione di Milano a Parigi. Ecco, quel decennio è secondo me il decennio autentico di Cattaneo, tanto è vero che finita questa esperienza prende, va in Svizzera e poi sì, viene ricoinvolto perché gli offrono di fare il ministro delle finanze della Repubblica Romana, viene ricoinvolto perché gli fanno incontrare Garibaldi, viene ricoinvolto perché viene eletto in Parlamento e si rifiuta di entrare in Parlamento, ma per una ragione molto semplice, perché in quel momento ci troviamo di fronte a una monarchia costituzionale, lui dice ma mio ordine politico federale sta bene, deve essere inquadrato in una democrazia repubblicana, una repubblica democratica, cioè è proprio l'idea di Stato che fa pugni con la realtà monarchica.